Grande partecipazione di popolo ieri in occasione della Domenica delle Palme in tutte le chiese della città. Nella parrocchia di San Pietro, per decisione del parroco Don Salvatore Pagano, la benedizione delle palme e dei rami di ulivo dopo diversi anni è tornata all'arco della Santissima Trinità, dove sono convenuti i fedeli. Successivamente la processione si è snodata per le strade del territorio parrocchiale ed è giunta all'interno della chiesa, dove è stata celebrata la Santa Messa con la suggestiva lettura della Passione di Gesù secondo il Vangelo di Luca. Fervono i preparativi per il Giro di Sicilia che arriva a Bagheria martedì 12 aprile. La prima tappa ondulata da Milazzo a Bagheria sulla statale 113, fatta di curve saliscendi, con i suoi 199 chilometri è la più lunga del giro. Per garantire lo svolgimento della gara in sicurezza e vivere la giornata di festa sportiva senza grandi disagi per il traffico, l'amministrazione comunale ha messo in atto un piano organizzativo che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento viene preso al fine di limitare gli spostamenti dei cittadini e non creare traffico in città proprio nel momento in cui la carovana giungerà in città. Con la stessa ordinanza viene istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 7 alle 21 e comunque fino alla fine della manifestazione in diverse vie e il divieto di transito dalle 11 fino alla fine della manifestazione in via Sant'Ignazio di Loyola, in via Consolare, via Papa Giovanni, via Consolare fino a via Diego D'Amico, piazza Garibaldi. Nuovi sviluppi dall'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari l'ex direttore della chirurgia d'urgenza del Policlinico Gaspare Gulotta. L'ex professore dell'Università di Palermo firmava il registro informatico che ne attestava la presenza in sala operatoria, ma in effetti non eseguiva l'intervento. E questa è l'altra faccia dell'inchiesta del Policlinico che nasce proprio dalla denuncia di un medico dell'unità toracica stanco di assistere a falsi e illegalità. Dalle carte emergerebbe anche una personalità inquietante, costantemente tesa alla realizzazione del proprio tornaconto, nel disprezzo assoluto degli ideali che un medico dovrebbe perseguire, dei valori della meritocrazia e dell'onestà intellettuale. La pubblica illuminazione a Bagheria fa acqua da tutte le parti e diverse strade della città sono completamente al buio. Le proteste arrivano da via Angiò, che è illuminata soltanto grazie alle vetrine e le insegne dei negozi, mentre in via Fermi non ci sono nemmeno quelle. Le difficoltà per i cittadini sono evidenti e si sollecita un pronto intervento da parte del comune. Le proteste comunque arrivano anche da altre parti della città. Considerato che nei giorni festivi e prefestivi numerosi cittadini residenti e non si riversano sulla via dei cantieri a Santeria in prossimità della spiaggia, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni, il sindaco Salvatore Sanfilippo ha emesso un'ordinanza con la quale istituisce l'isola pedonale nella frazione di Santeria. La chiusura al traffico di via dei cantieri a Santeria è prevista dalle ore 0 alle 24 nei giorni di sabato, domenica e festivi. Il Rosanero vincono 2-0 allo stadio Veneziani contro il Monopoli e salgono al secondo posto nella classifica di Serie C, che in chiave playoff rappresenta un vantaggio di notevole importanza. Le reti per il Palermo alla quarta vittoria esterna sono di Valente nel primo tempo e del capocannoniere Brunori al 24° centro stagionale nel secondo tempo. Alle spalle del Bari già promosso c'è dunque il Palermo che sale a quota 63 punti e lascia alle spalle Catanzaro e Avellino, oltre al Monopoli. In prima categoria Carachiri del Bagheria Città delle Ville, che in casa perde contro il Ravanusa e scivola in terza posizione in coabitazione con il Gemini, contro cui giocherà i playoff. Per i nerazzurri la rete dell'1-2 è di Cinà. La già promossa Aspra invece contro il fanalino di coda Trabia segna 8 reti con una tripletta di Lococo, doppiette di Giglio e D'Amico e rete di Palazzo.